Adesso, ma no, no, alzo la telecamera e si alza il vento. Sono il re dei venti. Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo video. Scusatemi per i capelli, ma ho appena tolto il casco e c'è tantissimo vento, quindi stanno un po' come cavolo vogliono loro. Oggi siamo qua con la fotocamera, quindi in un mood un po' diverso, perché dopo che tantissime persone mi hanno scritto chiedendo di fare questo video, ho deciso di ascoltarle, ma soprattutto anche perché è una cosa che mi fa piacere. Come avrete letto dal titolo, quindi quest'oggi la mia ragazza proverà l'MT-07. Diciamo che da una parte sono sempre stato felice di far provare i miei mezzi alle persone a cui tengo, dall'altra sono un po' impaurito, perché comunque non è più un cinquantino, un giocattolino, capito? Ma adesso direi che possiamo iniziare con il vero e proprio video. Si sta già mettendo il casco, io ho un po' paura di questi movimenti che sta facendo. Sta già facendo tutto lei. Intanto accendiamo la GoPro. Ok, il video nel video. Il video nel video, incredibile. Allora, questa qua è l'MT. Già la conosci, già l'hai vista, già ci sei salita, già. Allora, è la prima moto che tocco bene. Il freno davanti non frena chissà quanto forte, cioè non è che inchioda, però se gli dai la pinzata inchioda bene. Qui hai le cose dell'ABS, ma tanto non ti interessa, perché per chi non lo sapesse ho fatto un piccolo collegamento e ho fatto l'MT-07 con ABS disinseribile. Qui abbiamo il magico pulsantino on, l'ABS acceso, off disattivato. Adesso da tanto altre cose, se cade non, tra virgolette, non importa perché sono i cage, ma tu basta se senti che la stai perdendo la lasci cadere. Capito. Cominciamo. C'era la marcia. Allora, per capire se c'è la marcia, cosa devi fare? Vabbè, sì. Questa è la spia della della frizione. Ho sbagliato. Accendo. Non c'è nulla. Sì? Sì, accendi. Amore, aspetta, sono stata un attimo in palla. Aspetta, l'avevi già girato tu. In giù, vero? Sì. Senti, non l'ho mai accesa. Fai frizione prima. Amore, però la frizione è troppo piccola. È fatta apposta per un dito. Se vuoi usane anche due, ma devi avere la mano storta. Ce ne stanno. Piano piano. Sta andando. Adesso spunta lì. Eccola! Adesso spunta là. Eccola! Però sta moto mi piace, cioè è bella. Ma come ci tocco bene? Amore, però mi piace, è bella. Adesso hai fatto due giretti. Sì. Vabbè. Hai messo la seconda. Caro. E stavi giusto a pelo gas. Sì, esatto. Cioè. Ma è più che altro per capire un attimino. Sì. Adesso potresti fare il giro della rotonda, sì. Di là e torni qua. No, è uguale, esci anche di qua. Vai lì. È troppo stretto lì. E poi se qua in questo piccolo rettilineo qua vuoi tirare la seconda, ma giusto che apri e poi devi già chiudere. Praticamente. Sembro seria. Ma come sto? Rigida, come sto? È abbastanza. Perché? Ma c'è una sacca di benzina. Quello è un problema che ci porremo più avanti. Oh! Volo via, eh! Vabbè, io passo di qua. Thank you.
è molto bella come moto, cioè, ti prendi subito la mano. Cioè io non ho visto, quella lì si è girata da sola, nel senso non ha avuto bisogno di una rotonda, nulla. Cioè aveva paura di girarsi, che pesava troppo eccetera, e poi così prende, si gira, si fa i suoi viaggetti. Cioè, è forse la moto più pericolosa che gli sto facendo provare, però è anche quella con cui sembra che si stia trovando meglio. Io non capisco. Il 4,5 forse faceva più paura perché ogni marcia quella si impennava. Forse qua si sente un po' più a suo agio. Però comunque stiamo parlando sempre di un 700 bicilindrico. E si fa un altro giro. Faccio un altro giro, amore. Perché? Perché? Aspetta. Perché qua adesso c'è la tremarella alle gambe. Qua ho aperto l'ultima volta. Ho lasciato il frizzone aperto troppo. Mi ha dato un colpo così. Non andavo forte. Però mica mi sono un attimo cagata addosso. Madonna. Ti finisco l'ultima tacca di benzina. Almeno la provo bene. Vado a farmi un giro. No, amore, è bellissima come guida. Non ci ho preso la mano, che dico adesso impenno, gratto, faccio sì, tutto quello che stai facendo tu, però già solamente girare, che ne so, in città o cosa, comunque usarla, top. Quindi è stata approvata. Sì, sì, mi piace. Quindi raga, la mia ragazza ha provato l'MT, si è divertita. Io vi giuro che non l'ho mai vista provare così un mio mezzo. Cioè aveva secondo me più paura col booster che con questa. E nulla, cosa dovevamo fare? La copertina l'abbiamo fatta, il video l'abbiamo fatto. Dunque raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Da me e la mia ragazza è tutto. Lasciate un like, un commento, diteci cosa ne pensate nei commenti. E noi ragazzuoli ci vediamo anche in un prossimo video. Vi ricordo che mi seguite su Instagram, su TikTok, che molte volte posto lì delle cose molto interessanti. E noi ci vediamo anche in un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys. Bacino.